Non fatevi ingannare, perché il gol di Rabiot è regolarissimo. Le immagini che hanno messe nei social è tutta falsità. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ e dal pronosticaio di fiducia e dalla... Ecco qua, dalla renna, perché la renna, come vedete, c'ha delle protuberanze. E voi mi dite, perché le protuberanze attualmente? Vi spieghiamo perché. Allora, andiamo a approfondire intanto, perché vi faccio vedere il fermo immagine, quello originale dal VAR. Del VAR. No, le immagini che mettono a caso degli screenshot presi alle foto degli solo pseudo. Perfetto, eh? Pseudo tanto per mettere le dicerie contro la Juve, perché ricordiamoci una cosa, ad oggi i gol regolari li annullano alla Juve e i gol, quelli irregolari, li danno all'Inter. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e poi cosa fanno? Attivate la campanellina. Così non vi perdete mai un video e siamo sempre live. Ladies and gentlemen, madame e messieurs, e signore e signori, me signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Allora, partiamo da queste protuberanze, che non li voglio chiamare diversamente, ma voi sapete cosa sono queste qua. Cosa sono? Perfetto, ottimo. Anziché parlare oggi del cervo a primavera, parliamo della renna a Capodanno, che inizia ad inventarsi e a mettere nei vari social delle immagini false, perché le immagini sono false. L'immagine reale è questa qua. Questa è l'immagine che ha messo il VAR. Questa è l'immagine con la giusta prospettiva. Non fatevi ingannare, amici bianconeri, perché lo fanno soltanto per rovinare. Lo fa. Odio spasmodico per la Juve. Per un passato che ovviamente il problema di pigna. Comunque pigna, questo pigna. È qua. Il problema è questo qua, non è colpa di noi juventini, cari miei. Se avete problemi per i fatti vostri, non prendetela con la Juve, non inventatevi dei fuorigiochi che non esistono, che questo gol è regolarissimo. Per una volta è regolarissimo, perciò smettetela. Fateci godere il nostro momento, siamo secondi in classifica a 2 punti senza rubare, perché chi ruba sappiamo chi è: rigori inventati, gol irregolari, la Juve, mani che diventano schiene. Però ve l'ho detto, se non domani, dopodomani arriverà il mio bellissimo video dossier su tutti i danni che ha subito la Juve in questo girone di andata, che non è ancora finita, ma vi farò vedere qual è stata la differenza tra Juventus e Inter. Amici bianconeri, ne approfittiamo col pronosticaio per augurare buon anno, buon fine anno e buon anno amici bianconeri. Domani non ci sarà un video, domani saranno soltanto dei mini video che ancora una volta vi farò vedere quello che è successo ieri nella partita vinta contro la Roma. Grande prestazione della Juve, è vero o no? No, che ieri poi grande prestazione di quello che qualcuno voleva scambiare con quell'altro. E invece no. Che è Lukaku. Che nel taschino Bremer ha tolto la tasca e ha messo Lukaku dentro. Perfetto. Lui ha detto una cosa importantissima: chi voleva scambiare Lukaku, Vlahovic ieri è la netta dimostrazione di quando. Che Lukaku è uno scaldabagno. Si può dire tranquillamente. Vlahovic ieri non ha segnato, ma ha fatto l'assist. Ha fatto qualche bella giocata. Partitone. Grande parte della Juve. Godiamoci questo momento. Godiamoci un secondo posto, lo voglio dire, alla pari di chi è primo, perché noi non stiamo demeritando, non stiamo rubando. Un consiglio che diamo a un lui, consiglio che diamo a lui che non diciamo assolutamente chi è. È al caldo. A me. Però godetevi le feste, godetevi il Capodanno. A lui 9 scudetti di fila, gli hanno fatto male. E allora, siccome gli hanno fatto male, state calmi. Fate una cosa molto molto importante, amici bianconeri. Questo Capodanno mangiate di meno, bevete di più e godetevi la vita fino alla fine. Forza, Juventus. Io me ne vaio, ossa piega a tutti picciotti. Ciao.